ma chi me lo fa fa? Io sto a morire stando qui. Non è vero e ti perde. Grande Kuroreda, la gang è incandescente, le luci sono accecanti. Che storia, bro. Chi si aspettava che avresti dato fuoco al palco così? Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè... MC Dramma, ovvero io. Oh, cazzo. Faccio presentatore, ma sono allenatore. E se c'è da lottare, non mi faccio pregare. Ah, sì? Allora mi presento, il mio nome è Kuro Naeda e la prossima volta che vedrai uno spettro sarà perché prendi la corda e la sedia. No! Perché poi con corda e sedia lanci il lazo e catturi gli spettri. Ma come spettri? È arrivato il momento. Oh. Ok. Piede di Corin, piede di Corin, gioco di merda, non spreco dei soldi. Piede di Corin, fratelli morti, saluta mamma nei loro ricordi. Bella tua cugina, ma chi è? La sua rivelazione è un cliché. Dopo il genocidio, parse il sire, il movente ancora non la posso dire. Braccio di Zeke, esce il demonio, prendi il mio corpo che è tempo dell'odio. Un cuore ricolmo di vuoto, abbraccio dell'Obra, qui se ne voto. Skill occulta non parte, ma io impugno la Ragnar. 21%, ma poi che dite? 19x2 con la Londite. Ether save, Luna Loda, ci vorrebbe un miracolo. Luna Loda, si è attivato miracolo. Cura da mista, finiti i turni, arrivato Nasir. Luna loda, c'ho 2 PV, che sto stronzo davvero qui. Luna loda, ora un crollo. Luna loda, luna loda, luna loda, ma non mollo. Hai perso un follow, etere save ed ancora etere. Una KP, ma non ci voglio credere, ho il sorriso, mi sembra vero che ho ucciso il cavaliere nero. Lo volevate? Allora, iniziamo a prendere documenti prima che... divento Lauren, spacco casse, come se non me ne importasse, questa cosa non so cosa sia, sì, la spacco, poi arriva la polizia, ma che cazzo, vado in giro con Kuro e 7 marzo. Oh, ok, io, attenzione, qui qualcuno si farà male, ma tanto questo qualcuno è Babbo Natale. Wow, neanche Trap Remix pure. Va bene ragazzi, volevo fare una gag stupida. Mancano esattamente 322 giorni a Natale, nice, vero? Non capisco che cosa voglia la macchinina da me. Voglio solo arrivare a destinazione. Perché mi vuoi del male, maledetta? Io non ce la faccio, non ho più carburante, sai. Perché ora devo andare qui. Se ci impiego un po' troppo, tu andrai a morire sotto le rotaie. Cosa vuoi che faccia io? Ti faccio il culo, cazzo! Finta destro, finta destro, finta destro, finta destro, finta destro! Ti faccio finta destro come se fossi su Punch Out. Tu mi guardi in faccia ma è già un knockout. Tu sei KO, invece sono Kuro Naeda del Kuro Naeda Live Show. Devi stare in silenzio perché io sono meglio. Ti faccio sveglio, pacca, 2 colpi e sei sveglio. Perché ora stai dormendo. Sleeping on me. Io gioco a Pokémon XD, XD. Lo mando in chat su Telegram. Kubiru Bosawa, io andavo in giro, curiosavo a vedere che cosa c'è in conto in banca. Sollevo 130 kg di panca, sollevo 130.000 in banca. Non è vero, ti prego, mandami i bit, altrimenti mi ritroverai sotto una... Di che cosa cazzo stai Alexa, quando è che finiranno i temporali domani a Milano? Per domani a Milano e Lombardia sono previsti
Alexa, stop! L'ho capito. Quello che ti sto chiedendo, Alexa, è quando finiranno i temporali domani a Milano. Alexa, stop! Non capisco un cazzo! Voglio sapere quando terminano i temporali, perché io non so come devo vestirmi se ci sono 25 gradi massimi! E se c'è il temporale devo portarmi anche l'ombrello? Magari un cappuccio? Io non posso fare tutte queste cose senza preavviso! Donnis, moment of this voce nasale. Ah, c'ho raffreddore e il mal di gola. Io se vado a letto morirò. Ma chi me lo fa fare? Io sto a morire, stando qui. Non è vero, e ti perde. Grande, Kuroreda! La gang è incandescente, le luci sono accecanti! Che storia, bro! Chi si aspettava che avresti dato fuoco al palco così? Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè... MC Dramma! Ovvero io! Oh, cazzo! Faccio presentatore, ma sono allenatore, e se c'è da lottare non mi faccio pregare! Ah sì? Allora mi presento, il mio nome è Kuro Naeda e la prossima volta che vedrai uno spettro sarà perché prendi la corda e la sedia. No! Perché poi con corda e sedia lanci il laso e catturi gli spettri. Ma come spettri? Arrivato il momento. Oh. Ok. Piede di Corin, piede di Corin, gioco di merda, non spreco dei soldi. Piede di Corin, fratelli morti, saluta mamma nei loro ricordi. È bella tua cugina, ma chi è? La sua rivelazione è un cliché. Dopo il genocidio, perse il sire, il movente ancora non lo posso dire. Braccio di Zek, esce il demonio, prendi il mio corpo che è il tempo dell'odio. Un cuore ricolmo di vuoto, abbraccio dell'Obra, qui sei devoto. Skill occulta non parte, ma io impugno la Ragnar. 21%, ma poi che dite? 19x2 con la Londite. Ether save, Luna load, ci vorrebbe un miracolo. Luna load, si è attivato miracolo. Cura da mista, finiti i turni, arrivato una sera. Luna loda, c'ho due PV, che sto stronzo davvero P. Luna loda, ora un crollo. Luna loda, luna loda, luna loda, ma non mollo. Hai perso un follow, etere save ed ancora etere, una KP, ma non ci voglio credere. Ho il sorriso, mi sembra vero, che ho ucciso il cavaliere nero. Lo volevate? Iniziamo a prendere documenti prima che divento Lauren. Spacco casse come se non me ne importasse. Questa cosa non so cosa sia. Sì, la spacco, poi arriva la polizia. Ma che cazzo, vado in giro con Kuro e 7 marzo. Oh, ok, io, ok. Attenzione, qui qualcuno si farà male. Ma tanto questo qualcuno è Babbo Natale. Oh, neanche Trapper Mix pure. Va bene, ragazzi, volevo fare una gag stupida. Mancano esattamente 322 giorni a Natale, nice, vero? Non capisco che cosa voglia la macchinina da me. Voglio solo arrivare a destinazione. Perché mi vuoi del male, maledetta? Io non ce la faccio, non ho più carburante, sai. Perché ora devo andare qui. Se ci impiego un po' troppo, tu andrai a morire sotto le rotaie. Cosa vuoi che faccia io? Ti faccio il culo, cazzo! Finta destro, finta destro, finta destro, finta destro, finta destro! Faccio finta destro come se fossi su Punch Out. Tu mi guardi in faccia ma è già un knockout. Tu sei KO, invece sono Kuro Naeda del Kuro Naeda Live Show. Devi stare in silenzio perché io sono meglio. Ti faccio sveglio pacca due colpi e sei sveglio.
ragazzi, e benvenuti al Kuroneda Live Show. Kuroneda, il live show. Bastarda, bastarda. Sempre in prima fila al tuo posto. Ora rilassati un po'. Puoi trovare il contenuto giusto. Perderai la testa per questo show. Non hai più scuse per non restare qui. Da solo capirai che è fatto così. Tra giochi e risate ti incanterai. Kuroneda Live Show. Oh, ora mi si sa. Salve ragazzi, vi do il benvenuto a un nuovo episodio del Kuroneda Live Show, giocando alla Nuzlocke di Pokémon Nero. L'ultima volta abbiamo perso alcuni Pokémon. Dove sto cliccando? Ok. Che è? Ho tutti i problemi tecnici ora. Abbiamo perso alcuni Pokémon la scorsa volta, ma siamo riusciti, nonostante tutto, ad avere il nostro team di un tot di persone. Io oserei dire che non perdiamo ulteriore tempo e continuiamo. Primavera! Tu. Ma perché è cambiato tutto? Allora. Anche al di là del bar ci sono tantissime persone e moltissimi Pokémon, diversi tra loro. Motociclista? Io sono un rubacuori. E il mio nome è Charles. Per attirare l'attenzione della donna di cui sono innamorato, ho imparato un nuovo stile di lotta con i Pokémon. Ah, è vero, la lotta a rotazione era un... era una roba stranissima che hanno provato a fare in maniera a rendere interessante la lotta tripla. Tundurus, questo è tutto elettrico. Questo è un problema perché Tornadus non ama l'elettricità. Che poi in realtà non... Vabbè, allora. Bullo. Ah, è vero, perché la rotazione... Ok, wait a second. L'attacco aumenta di molto, ma sono confuso. Non so se coda di luce... No, eh? Ok. Allora... non ho mosse tipo terra. Cosa che dovrei fare perché altrimenti non ho nessun tipo di scelta per Joltik. Riusciamo a fare... Yes, coda di luce. Iniziamo un pochino. 3 stadi di potenziamento, oserei dire che non sono male. Electro Tail, mi abbassa la velocità. Devo curarmi. Molto bene, molto bene. Ora, io non ho idea di cosa possono farmi. Questa avere metà vita è un problema, perché mi rende un po' schiavo dei possibili critici. Ok. Turbo sabbia. No, ti prego, non iniziare a farmi questo. È davvero malvagio questo. Allora. Con Psycho Shock, se io riuscissi... Ok, buona. Boom! Disintegrated? Madonna mia, madonna mia! Prendo tutti quanti exp? Yes. Questo è positivamente buono. Non si deragna. L'acceleratore mi rende invincibile. Allora, ora ciò che mi interessa fare è coda di luce di nuovo. Perché quel Tundurus non mi convince troppissimo, però
Questo acido che fa? La mia abilità perde efficacia. Beh, ormai però è tardi. Ormai sono più veloce di te. Boom! La morte è l'unica cosa. Lotta e rotazione è una delle bane delle Nuzlocke. Ma più che altro sai cosa? È che è una cosa che... Allora, apprezzo che esista la lotta e rotazione, Relegor, perché mi fa molto piacere il fatto che esista come concept questa cosa del dire... proviamo a fare qualcosa di diverso. Invece di fare il solito potenziamento Pokémon con la Mega Evoluzione, che a me piace un sacco, poi hanno fatto 20.000 altre cose. Sì, sono Robocore e il mio nome è Charles, va bene. Oddio, che paura! Dico, come stai? Come stai? E io devo andare a sconfiggere il Team Plasma, ma non so dove sia. Ah, ma oddio, ma mi chiede tutta gente su cosa la rotazione. Ma sai cosa? È che apprezzo, a prescindere tutti quanti i tentativi di rendere differenti i giochi. Già che mi offri qualcosa di diverso dal solito, io lo apprezzo. Cosa che non è granché riuscito a fare Scarlatto e Violetto. Sì, hanno inserito nuovi Pokémon, hanno fatto la versione dell'Ultra Creature 2.0. Meglio. Io vorrei usare Surf, ma non... Ecco, domanda! A proposito delle Nuzlocke, ma se io volessi usare Surf, per qualche ragione il mio Pokémon non lo sanno imparare, che faccio? Posso imparare ad avere qualcuno che mi usa Surf? Ma il Team Plasma, dove cazzo sta? Ciao Snorunt. Perché altrimenti... Perché vorrei tanto non avere questo problema, ma mi è balenato in testa. Questa cos'è? Ah, laboratorio delle stagioni. Intanto qui cosa abbiamo? Oddio! Ah, ma dai, questo qui, il fungus non è... Non è randomizzato. Ok. Sinceramente mi aspettavo di sì. Pozione, l'altro sicuramente un altro fungus. Skippabilissimo. Sì. Ok. Cobalion. Ah! Beh! Allora, la tua squadra di Pokémon. Ah, grazie! Qui c'è centro... Mi piace che ci siano dei finti centri Pokémon. Pietra Brillo. Così. Ciao signore, tieni. Ok, grazie. Va bene, io non mi lamento. Come stai, Lico, comunque? Anche tu, Relegor, che... Ci siamo parati prima, ma non... Non so le novità. Per l'amor di Dio. Restante. Per l'amor di Dio. Non facciamoci sciottare. Per l'amor del cielo. Torniamo. Doppia addirittura. Ok. A maggior ragione voglio. Ok, fuggire. Ok. Domani, come raccontavo, in realtà c'ho una giornata di fuoco. E domani ci sarà anche Valpurgis Night. Sto anche pensando se fare una live notturna a tema Valpurgis. Cazzo, che bello. My Lotus, peccato. Ripresa, va bene. Posso fuggire? Ok, grazie. Questo è un nuovo percorso? Sì! Cava. Tira di Pokémon. Che devo fare io? Questo posto è nuovo, no? Ci ho appena cambiato area. Questo è il percorso 6. Questa è la cava pietra elettrica. Questo è il percorso 6 o cava... No, questo è il nuovo percorso 6. Okay. Io come cazzo lo taglio qui? Ma ho sbagliato...
Ma io non è qui che devo andare? Scusa, il Team Plasma dove cazzo è? Vabbè, qui c'è Fungus. Ecco, il verso di Fungus mi ha sempre... È carino. Ah sì, cosa deve fare? È tranquillissimo lì. Però sono confuso, ammetto. Se il Team Plasma non è qui, io dove devo procedere? A destra? Oddio, qui? Che ho palestra occupato. Devo andare verso il basso? Mi vengo da qui. Deposito frigo, sì. Baccacchi, lo trovo bucato. Così. Oddio! È qui? Cornaida, il Team Plasma non può essere qui dentro, giusto? Io e Fred non lo supporta. Che dici? Gli ho fatto il coraggio contro l'Iron qui dentro? Sì. Ok? Ma sì che non me lo ricordo proprio, una... Pensavo a quello che ha detto il campione. Mi chiedo se un buon allenatore debba avere anche altre aspirazioni, oltre a voler diventare forte. Io ci penso e meno ci capisco. Vabbè, lasciamo stare. Ispezioniamo subito in turns. Che belli questo tipo di puzzle! Allora, tanto questo cos'è? Bijou ghiaccio, vabbè. Ok, immagino che questo sia puramente per uscire di là. Col freddo ci vogliono vestiti pesanti? Questa è saggezza! Viva l'intelletto! Bravo! Max direttore, galle... Ma coglioni? Doppio team. Mossa che mi è sempre piaciuta un sacco, molto meno quando lo usa un nemico. Allora, acceleratore. Uno Psycho Shock dovrebbe essere per uno? Ma sufficiente, molto bene. Acceleratore. Musciarna. Ma io oserei dire continuiamo a utilizzare quel vecchio Psycho Shock. Diviso due, ma tra stab e tutto. Ipnosi. Ok. Prova. Via. Loco Sodo sta anche ottenendo la sua dose di esperienza. 28. Agitarsi quando è troppo tardi è inutile. Anche questa è saggezza. Bravo. Sai un sacco di cose, amico mio. Non voglio neanche evitare troppe battaglie, però non... Tipo cane... effettivamente un po' under level, dai. Sono dentro questo gelido deposito frigo, ma il mio cuore è in fiamme! Pa, 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 pa. Tia, director. Ah, ok, sono tutti tipo... tutti... Pokémon tipo psico. Garotto noleggio elettrico, vai! Allora, coda di luce. Il teatro non ha una grandissima difesa, quindi mi fa molta paura. Introforza. Tipo, non sarà mica terra. Okay. Ehi, fra, tutto bene? Ciao, Jimmy! Sì, sto bene, grazie. Cosa mi racconti? Allora, io oserei dire che Cannon Flash potrebbe fare il caso nostro. Comunque, per uno. Duh! Esclusiva. Ok.
Cosa ci racconti, Jimmy? Che peraltro non so neanche la tua età, cosa fai nella vita, non so niente di te. Raccontami pure. Così chiacchieriamo un po'. La Nuzlocke sta andando bene, tranne qualche morte, vabbè, va. Cosa? Ok. Allora. Ok. Io sono il miglior allenatore di Pokémon di tipo ghiaccio di questo... Io sono il migliore Ok, ora posso sentire la mia voce. Io sono il miglior allenatore di Pokémon di tipo ghiaccio in questo deposito frigo. Meglio. Anche perché domattina devo andare a doppiare, se questa è la mia articolazione oggi. Jellicent. Questo è... Acqua Spettro. Tutto a posto. Oggi sono rimasto a casa perché ha piovuto. Un bel primo maggio. Vabbè dai, poteva andare peggio, suppongo. Mi piace pensare. Ah, altro fatto che cane, il canotto a noleggio elettrico e assorbe l'acqua, quindi... Bolla raggio. Opla! Attacco speciale aumenta. Che Pokémon hai ora? Ciao, Gake! Abbiamo... canotto a noleggio elettrico, Tornheades, Amazdron, Deragna, Locosodo e Diopane. Per intanto abbiamo questi. Canon Flash, mi sa che è diviso due, perché acciaio, acciaio su acqua e su, sì. Però continua a baffarmi, io sono... È assurdo, perché il canotto giustamente funziona bene. Amazdron è un canone armato, sì, vabbè. Altra volta che... E sai cosa? È il moveset che è proprio da... è incredibile. Lo Pulsar, grazie, continua a baffarmi. Miglior allenatore di tipo ghiaccio, farcene utilizzare acqua spettro. Poi, cos'altro abbiamo? Yamask. Ok. Ecco, Yamask è molto carino. Che cosa fa Grigus? Acquapatto! Allora, cosa racconti, Gake? Perbacco! Dovrò tornare ad allenarmi alla palestra. Devo fare un po' di pesi. Allora, cosa abbiamo qui? Baccastagna. Va bene. Poteva andare peggio, poteva essere un bijou... Birds. Puoi girarti? C'è un coglione di là. Niente. Oh. No, sono io il coglione. Come sta andando questa Nuzlocke? E... Lotta! Sta andando bene! C'è un ricambio di Pokémon molto frequente. Joy Director. Di per sé Togekiss ha ottime stanze, difese belle solide, ottime attacchi speciali, ottime mosse di coverage, si fa una run non randomizzata, velocità di scrivere. Sì, sì, ma infatti è estremamente buono. Poi è a coda di luce, quindi sai. Momento in cui possiamo anche avere un per 3 all'attacco, cioè per 3, più 3 all'attacco attacco speciale. Beh. Con Fanghiglia, Forza Spera, Terelama, Vespiquen, Vespiquen. Diciamo, abbiamo parlato di Amazdron finora, vai. Vi osservo tutti. Non esiste una regina davanti a un... La tecnica dell'estrazione della katana di Amazdron. Non si sa dove tiene la katana. È un mistero che tuttora... Ok, Diopane è abbastanza... Gran fisico! Non male! Non male! Yanma. Possiamo dire pane, tanto è sassata. Tanto è volante coleottero, se non erro, quindi è un bel per 4. Perché i coleotteri sono deboli a roccia? Non lo sa nessuno. Yanma. Non ho mai capito questo Pokémon.
Comunque non, non riesco ad amarlo. Cosa vuole da tre? Tremo. Beh, le erano randomizzate, devo dire, a me sta divertendo molto questa. Tritti perla. Cos'è? Tipo una perla tripla che si vende a un botto di sauce? È una cosa che si vende a... È la perla... Vabbè, tutti quanti hanno capito che tipo di perla sia quello lì. È la moda per evolvere Pokémon per scambio in modo umano o di panel per sempre così? Non sai che non... effettivamente no, non ho... Non ho nessun modo per evolverlo. Mi sa che Dio Pane rimarrà così. C'è qualcuno là dentro? No. È l'unico luogo del deposito a frigo che non abbiamo ancora esplorato. Ma perché sono dentro un frigo? Seguaci! Serrate le file per ripararmi meglio! Sto morendo di freddo! Incredibile! Erano proprio nascosti qua dentro! Ma sentite, non possiamo parlarne fuori. Questo freddo è insopportabile. Abbiamo in consegna i Pokémon del sovrano! Non possiamo permettere che si facciano male! Seguaci, disperdete questi scocciatori! Ricevuto, eccellenza! Adesso ve la vedrete con noi. Diamoci i compiti. Va bene. Con Mornaeda. Esatto. Devo davvero sconfiggerli uno ad uno. Va bene. Ho capito che... Direi che... Ma sai che prendo Dio Pane e possiamo utilizzarlo? Voglio semplicemente avere un po' di supporto per... quelli un pochino più deboli lucci, tipo cane. Uno ad uno. Che divertiments. What a divertiments. That sounds very funny. It sounds like a very good tempo. Non è più pozione. Opla. Bene. Io sono abbastanza forte. Ah, però. Abbastanza per cosa? Con quale standard? Crystal Ingegnere. Ruba. Psicovolante, peraltro particolarmente pericoloso per me. Ma io posso far sassata. Esclusiva. Dio Pane. Dio Pane. Io me lo immagino così, Dio Pane. È proprio... Per 4 coleottero. Qualche motivo psico, sì, infatti. La cosa è che avrà accelerato anche questo. Vabbè, non è un problema. Non si deragna. Disintegrated? Madonna mia. Do not preoccupate yourself. Come posso storpiarlo? Ce l'ho dis... Ho dis sotto control. Viva il Team Plasma! Ma tu hai perso, dici viva il Team Plasma così, a caso. I Pokémon che lavorano I Pokémon che lavorano assieme agli umani, agli uomini sembrano felici, ma sono sicuro che sotto sotto soffrono. Io sono un osso duro. Ah, ok. Non lo so. Oddio, Delibird! Ghiaccio volante! Per 4 la roccia! Dio! Oddio! Dio Pane! No! No! Stai là! Non ho idea di dove siano i miei da sole.
Non è la prima volta che scammo. Perché scammo? Non voglio scammare, però dove ho gli occhiali da sole? Dove sono finiti gli occhiali da sole? Effettivamente ora mi... Ce l'ho! No! Che non si dica che Kuroneda è uno scammer. No! Ce l'ho! Dammi un istante. Allora, io non voglio che, siccome comunque sono dei punti spesi guardandomi, quindi assolutamente vorrei, cioè, sono gratuiti, ma non vorrei neanche che vengano visti come per scontato, cioè non do per scontato niente. Assolutamente non voglio che vi sentiate scammati, non è mia intenzione. Ed è per questo che rimedierò all'istante a quanto è stato fatto. Lungi da me scammarvi. Quindi ragazzi, eccoli qua. Sono un fico oppure no? Sì, la più problematica. Ci siamo riuniti di notte davanti al deposito per organizzare il trasporto di Pokémon rapiti. Ma Rafan ci ha scoperti. Ce la siamo vista proprio brutta. Non posso muovermi da qui. Io sono molto forte. Minchia. Ma io ho gli occhiali da sole, amico. Non vedi quanto sono fico? Cazzo, c'ha Lucario. Ma non è un problema. Vai, Dio pane. Gran fisico. Questa gag è particolarmente difficile da mantenere. Colpo basso. Con Basken, quindi proprio un tipo lotta. Dio lancia sasso! Ah, lotta è resistente a roccia, l'ho scoperto in questo istante. Deve ancora nascere quello che riesce a derubarmi. Però ti ho dato del denaro. Sto battendo i denti. Impossibile vincere con questo freddo. Io sono forte. Non a modo mio. Ma minchia, c'è Cresselia! Ma scusa, a modo mio fino a una certa, per l'amor del cielo. Che posso fare con un solo occhio? Anche così funziona. Beh, direi che è un'idea di merda in realtà usare lui. Ragna c'ha... Gake, ti senti abbastanza non scammato così, comunque? Cosa ne dici? Sono valsi quei punti? Ok. Now you die. Perché? Colio morso! Confusione. Vabbè.
Ha fatto male, ma non male da... Collio morso! Ok, salvaguardia. Bene, si è appena ucciso. Avevo timore possibilmente di un confusione e brutto colpo, ma... Non si deragna, ragazzi, non si deragna. La mia vittoria è ormai schedulata, è ormai praticamente già scritta nel destino. Questa cosa che quando c'è un level up la musica si alza mi fa impazzire. Segugio, mi fa cacare Segugio. Quale cosa serve Segugio? Solo a far colpire le mosse tipo normale agli spettri? Basta? Cioè, il contrario. Allora, hai imparato la lezione. Non bisogna mettersi contro i perdenti come me. Eh? Non so perché, ma mi è venuto sonno. Ehi, ma guarda tu. Chi l'avrebbe immaginato? Il nascondiglio genico. Portate via questi ladri di Pokémon. Ricevuto! Ah, infallibile per un turno. Forza! Li arrestiamo. Issa! Uff. Ah, ci portiamo via anche il capo. Ah. Avete fatto un buon lavoro. E, come promesso, accetterò di sfidarvi nella mia palestra. Ma allora, vi aspetto. Goodbye! Quindi quello che... a quelle barre... Corneira, io esco. Se rimango qui a un altro secondo, divento un ghiacciola. Komora ha troppo screen time rispetto a un bel. Come da fare? Ah, preveggenza. Calamita. Cosa serve calamita? Calamità. Potenzia le mosse tipo elettro. Che se lo tenga di ragno. Bene. Ci facciamo la nostra palestra ora, noi. Du 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 du. Nero pietra. Questa può essere utile per evolvere qualcuno. No, che carino, Eevee! Purtroppo non ci possiamo fare un cazzo. No, fatto gazzata. Carnivine, per amor del cielo, meno male che non è il Pokémon di non prendere noi. Poi questa città fa anche abbastanza cacare, ma questa canzone è una hit. Che per qualche ragione è poi tornata di moda di recente. Allora. Bene. Comunque. Oddio. È un piacere conoscerti, Rafan. Mi chiamo Gekis Armonia Gropius e sono del Team Plasma. Sono venuto a riprendere i miei compagni. Grazie per averne avuto cura. Non è il caso di ringraziarmi. I tuoi amici stavano cercando di rubare i Pokémon. Devi avere frainteso. Noi stiamo solo liberando i Pokémon dai malvagi. Vorrei davvero aver frainteso. Ah, ok. Funziona allo stesso modo. Tipo individua e protezione. Sono stesse mosse con nomi diversi. Capito, grazie. Io sono una persona sincera, ma non ho una gran parlantina. Tu invece parli bene, ma sento puzza di bruciato. Come la mettiamo? Noi del Team Plasma siamo interessati alle becciopoli e abbiamo molti altri seguaci oltre a quelli che vedi. Non so se sia vero o meno quello che dici, ma vincere senza combattere non è cosa da poco. E va bene, portatele via. Non ti chiamano re delle miniere senza motivo. Hai una straordinaria capacità di giudizio. Bene, allora mi riprendo lui, che è uno dei sette saggi.
Grazie, Kekis. Non c'è di che. In fondo anche tu, come me, sei uno dei sette saggi. Siamo tutti al servizio del sovrano. Arrivederci, signori. Sicuramente ci incontreremo di nuovo. Ok. Pokémon cane, sì, beh, certo. Va bene, vai, Comor. Tanto io vinco. Che un pochino com'è questa palestra, perché non me la ricordo. Posso avere la mia acquetta... Oh, grazie, l'acquetta fresca... Ok, si usano gli ascensori? Oh mio Dio, sembra molto noiosa. Sembra molto noiosa. Bene, sfidante! Vatti sotto! Ok. Stacy Director. Oddio! Hanno Pokémon adatti alla loro cosa? Sarebbe la prima volta. Ah, Pokémon maiale. I porci. Riduttore. Aia. Gran fisico. Allora, non voglio neanche perdere troppo tempo contro sto tizio. Insidia. Aia. Cani e porci, esatto. C'erano cani e porci. Bastionon. No, non voglio cambiare Pokémon. Voglio giusto curarmi perché... L'ultima cosa che voglio è che mi muoia qualcuno perché sono un idiota. Bullo, in realtà non è male. Non mi ricordo se i colpi che mi auto-infliggo sono basati su attacco o sono fissi. Proprio basso dovrebbe disintegrarlo, infatti. Grazie anche del buff di attacco, eh. Grazie, signore. Vai, mi sembra morto. Non dirmi che ho perso io. Oddio, pane. Mi dispiace ancora. Non faccio io le regole. Quando l'ascensore sale, il morale va su. Quando scende, anche il morale va giù. Se vuoi sapere perché Raffan si trova così in basso, devi vincere contro di me. Ah, due fossili, sì, aveva proprio il team adatto. Sì. Per tutti i fossili. Ok, a quanto pare è uno standard. Un vero bastione qui. I fossili sono tutti quanti tipo roccia. Tutti i fossili sono tipo roccia. La gemma. Di che parli? Ok. Caduta massa. Beh. Che fossili galarco? Ah, sì, è vero, sono fuoco, sì, quelli mischiati, vabbè. Quei fossili galar... Non li considero neanche, sono brutti brutti, mamma mia. Che bruttume. Io posso portare qua. Ciao. Passo tanto tempo ad osservare il mio Pokémon per comprenderne i sentimenti. È uno dei miei passatempi preferiti in questa palestra. Ok, Bob. Beh, non so in che modo tu capirai i sentimenti di Regiro, però posso immaginare che ne abbia tanti. Porca miseria! Colpo basso! Minchia. Troppo forte. Ho un po' paura. Ho un po' paura. Ok, no. Porca miseria. Regiro, così. Va bene. Che dire? Adesso sia io che il mio Pokémon ci sentiamo terribilmente umiliati dalla sconfitta. Sì. No, tutti quanti gli allenatori hanno un tema. Hanno un tema che è un tipo che li accomuna, se così vogliamo chiamarli.
so che cosa io devo cliccare per... Comunque direi che è abbastanza alto il suo livello. Sono tutti tipo roccia, quindi vuol dire che cane comunque può fare il suo. E se cane può avere il suo, possiamo dare anche a Tornades. Che Tornades purtroppo non ha delle mosse fortissime, quindi devo level upparlo un pochino. Non ha entusiasmanti. Fare il suo finché non becca un roccia terra. Tu sei. In quel caso sì. Però, per intanto, non ho così tanto timore. Jonathan Sailor, Anorith. Tutti quanti, un sacco di Pokémon tipo roccia sono fossili, capito? Però non così tanti. Vabbè. Oserei dire un singolo coda di luce per potenziarci e poi spammiamo Copat. Che dice Anorith? Visto l'acqua, grazie! Il canotto a noleggio elettrico è sempre molto contento di ricevere questo tipo di aiuto. Grazie Anorith. Gigalith, che è un roccia terra, se non erro, ma direi che con un più 4 di più 4 attacco speciale c'è poco da fare. Il canotto noleggio elettrico vince ancora. Bravo, anche Tornades sale. Robopass, carino. Un'onda, questo è seccante. Bombagnete, ok. Blocco, ok. Non posso scappare, non potevo farlo. Accidenti, sono stato superato. Ah sì? Ma sembra fosse scavando col piccone. Ah sì, nel senso ci stanno tematicamente parlando. Ma infatti sono d'accordo. Oddio, sono andato molto su. Troppo su, sono tornato su. Sono tornato nel... Aspetta. Ho sbagliato qualcosa allora, wait. Ah, devo andare lì, quindi ora devo scendere di qua, usare no, esatto, sì, devo andare dove c'è la ragazza, sì, quindi qui scendo, qui salgo. Devo salire a sinistra. Sì, non so perché è difficile questa cosa per me. Per qualche ragione. Non è troppo complesso come enigma. Sì. Crystal Fan. Con un Relicant. Bello Relicant. Acqua roccia. Acqua roccia. Beh, vediamo se sei forte abbastanza da sopravvivere a un acqua pacco. Riduttore. Merda, che male. Per uno.
non ho levato niente. Ok. Eccoci qua. Riduttore. Bene. Ora, oserei dire. Fossili di roccia ogni sinno. Sì, possibilmente. Colpo basso. Dottore. Colpo basso. Sì, ma non una battaglia esattamente emozionante. Che umiliazione. Non sei un po' troppo forte? Non credo. Sono... capace. Non troppo forte. Capace. Ora... acqua fresca, la buttiamo in faccia ai nostri Pokémon. Oserei dire che... potremmo capo palestra, vero? Abbiamo un... non voglio neanche usare antiparalisi e sim... ah sì, avvisiamole. Posso anche comprarle. Ma i soldi non mi mancano. Minchia. Si scende in un... figo questo. Mi fa dire minchia quanto cazzo sta scendendo. Questo non lo ricordo. Quando ero piccolo, mi ricordo che ho fatto una fatica incredibile perché lui aveva un Excadrill velocissimo e fortissimo. Bene, fatti sotto. Voglio proprio vedere cosa di te... voglio proprio vedere cosa di te è tanto piaciuto alla capopalestra Camellia. Daniel. Va bene. Tutti Daniel si chiamano. Daniel Artigiano. L'Arbitar. Ok. Io direi coda di luce. Quello scienziato che si è unito nel potassio. Ma quando questo? Non credo che esista più il potassio, sai? Credo che non esista più. E anche terra. Sì, vero. Colpo. Spero che non abbia... Madonna mia. Ok, è stato malino. Ok, acqua patto. Poi dobbiamo anche curarci perché cane ha un po' poca resistenza, devo dire. Come stai, Willis, comunque? Terrakion. Terrakion non è solo tipo terra? Io ho un po' timore, in effetti, per la verità. Non so se voglio... ho paura che usi la mossa di roccia. Perché se usa la mossa di terra... vabbè, certo, nuovo di scienza. Se usa la mossa di terra, usare un Pokémon tipo volante è ottimo. Ma se usa la mossa di roccia, non voglio utilizzare un Pokémon tipo volante. Ah, roccia rotta, pensa a te. Curiamo cane, non mi scioccherà mica. L'abbattimento. Questo tipo roccia ha fatto male. Mi ha fatto 36 danni. Riduttore. No! Io non ce la faccio a essere un buon giocatore di Pokémon. È incredibile. È proprio contro la mia... medio pane. Chi se lo aspettava? Non io. Non speravo facesse tutti quei danni. Dai, cazzo. Povero dog. È durato neanche un'intera live, porca miseria. Neanche un'intera live. Poverino.
Maggargo. Qui possiamo usare Amazdron che ha mosso tipo acqua. Lo so. Non mi aspettavo riduttore. Poi non c'era la stab. È facile arrendersi. Si può fare in qualsiasi momento. Ma non è una cosa da dire. Sì, sono roccia. Vabbè. Per 4 acqua. Accidenti. Comunque, sappi che non ti ho usato riguardi. Porca miseria. Mi è morto il cane, il canotto a noleggio. Ha pure una buona abilità, porca miseria. Come? Vabbè. No, mi dai un MT ma non me la vuoi dare ora. Più tardi. Questa palestra era carina. Sì, boh, non amo troppo sta cosa degli ascensori. È figo giusto, diceva, la cutscene finale che scende così tanto da... Cazzo, quanto mi spiace per cane. Ah, non avevo fatto neanche in tempo ad affezionarmici, dai. Immaginavo. Mamma mia, qui il cimitero è pieno. Che allenatore che sono, madonna mia. Che dire. Voglio usare un pochino Tornades. In realtà sì, puoi vendermi. Hai delle Ultra Ball. Vendimene 20. Vitalizzante non possiamo neanche usarli. Cura totale. Dalle. Vendi, vorrei vendere la trittiperla. Come non posso comprare questo strumento? Sempre gli intenditori. Upgrade 1050, non conviene neanche. Il mirino in realtà, aspetta, il mirino è fortissimo da darlo a Biopane, perché lui già di base ha un'altra probabilità di fare critici. Super sorte aumenta la probabilità di infliggere brutti colpi, quindi se gli do anche il mirino in teoria è boia, diventa fortino, no? Aumenta molto, esatto. Allora, auto blu, fuori di fuga, pedonale, gonfio aroma, gonfio e lento, mossi tipo drago, zoom lente, calmanella. Dovrebbe essere più veloce il nostro amico, però rapido artigli, ma sì, non troppo far mai male. Sì, esatto. Bene, oserei dire che possiamo andare a catturare. Bella, cosa c'è? Senti, per caso, oh madonna mia, come sei bravo, è qualcosa di incredibile, ma ora basta con le lodi, anch'io sono allenatrice e ora basta. Io sono Daniel, comunque. Va bene. Daniel Strongman, ciao. Crotono, hai cambiato un'altra volta la squadra. Prima era tipo acciaio. Ora noto che sei diventata tipo... Vabbè. Invertivolt.
Guarda, non voglio neanche starci con un coprire. Bene. Manderò De Ragna. Frillish, bene. Noto che ora stavolta puoi sperimentare con i Pokémon di tipo... Riparo. Lungido. Quota di luce. Ormai è un staple del nostro potere. Tipo acqua spettro, sì sì. Fosse stato il nostro cane, avrebbe avuto addirittura attacco più uno. Primplup. Carino Primplup. Perché aveva Piplup già prima, no? Quindi... Elettrotila! Ah, mi spiace. Coda di luce rende... Beh, le cose un po' curiose, ecco. Omastar. Omastar peculiare, ma tanto roccia non ha interazioni con elettro, se non erro, quindi... Però roccia è super efficace contro coleottero. Ma non mi attaccherai. Okay. Ho sudato momentaneamente per pochissimo. Ho una gocciolina di sudore, neanche. Ah, ho perso! Cazzo, merda! Era da tanto che non lottavo con te, Corona Eda. Stai diventando proprio forte. Io invece non ho fatto grandi progressi nella lotta. Chissà perché. Penso che tu, al contrario di me, capisca bene cosa provano i Pokémon. A proposito, voglio che abbia anche tu questa macchina nascosta. Volo? A me serve Surf. Beh, Volo potrebbe non essere male. Ma Amazdrona non gliela do. Sprecata per Amazdrona. Ah, allora, aspetta. Non so perché dopo le battaglie non mi curino i Pokémon. Te non capirò mai. Se tu ti curi per andare fuori dalla battaglia, fuori dalla città ti attaccano. Chiamiamolo alla fine. Sono questi? Sono attacchi? Sì, si cita. Fa molto piacere. Arrivederci. Grazie. E tu? Tu sei molto interessante. Aiutami a fare un esperimento. Lorenz con un... Hai un cazzo di Gengar? Ok, interessante. Mi piace Gengar. Mi piace meno... Trapinsir. Cos'è che fa? Cos'è? Tipo una mossa... Cambia colore di Gengar. Bellissimo. Infatti faccio inverti volte e si è fottuto. Però carino Gengar con cambia colore. Uovo bomba. No, non mi serve uovo bomba. Blocca uovo bomba. Uovo bomba. Brutto colpo garantito. Magneton, pensa a te. Curioso. Snorunt. Lo so. Che ci vuoi fare? Non si può avere tutto. Ok. Do cazzo. Scusa il ritardo. Oh, ecco infatti. Sì, lo so. Grazie. Fossa. Battiterra è una mossa che... Vabbè, fossa bene o male. Beh, siamo simili, eh? Fossa e battiterra. Ah, fossa. È tipo terra ed è fisica ed è pure molto buona ed è anche una mossa che nessuno è capace di fare. Evviva! Va bene, fa niente. Siamo nella grotta. Di qua. Ninja? Abbiamo portato l'allenatore. Che figo l'animazione.
Grazie. Quelli due... Io come cazzo parlo? Quelli erano due del trio oscuro. Fanno parte del Team Plasma e sono stati reclutati da Gekis in persona. A proposito, sembra che siano stati loro ad ostruire l'entrata di questa cava con la tela di Galvantula. La cava Pietra Elettrica. Mi piace molto questo luogo. La scienza può affannarsi quanto vuole a cercare di spiegare il fenomeno dell'elettricità, ma la verità è che in questo luogo il legame con i Pokémon è lampante. Se non ci fossero gli esseri umani, sarebbe il mio posto preferito. Ma ora veniamo a noi. Ti ho scelto. Questo non ti sorprende? No. Non puoi certo sorprenderti se non capisci di cosa sto parlando. Ho parlato di voi a Gekis. E lui ha chiesto subito al Trio Oscuro di raccogliere informazioni in proposito. Così ho scoperto che Komor persegue ingenuamente l'ideale di diventare forte, mentre Bell conosce la triste verità. Non tutti possono diventarlo. Invece tu non sembri tendere verso alcun estremo. Sei in posizione neutra. La cosa mi fa piacere. Più avanti troverai ad aspettarti il Team Plasma. Gekis vuole mettere alla prova le tue capacità di allenatore. Ah, ok. Pensavo fosse un discorso che continuava. No, non lo era. Ma mi sta danneggiando questa cosa o... È solo... Oh, è fantastico. Scusate, però... Posso permettermi di skipparlo? Ma scusami, ma l'ho già catturato, Manetric. Sì, è appena morto cane, capito? Ma non è che è morto un cane e se ne fa un altro, no. Con tutto il bene, skippo. Mi spiace, ragazzi. Non voglio essere... barare. Però... Non è divertente. Carino, Shinx! Questo invece lo prendo. Magari non con un Pokémon tipo volante. Ah, ok, esiste la Special Close. Bene, bene. Morso. Ok, non è molto efficace. Io non voglio shottarlo però. Quindi... Dovrebbe avere comunque in realtà un catch rate molto alto. Del resto è un Pokémon base. Dai, per pochissimo! Ma io, vedendo come stanno andando, riproverei. Carino, Shinx. Non so quali siano le sue abilità, però. Oh, ma che bravo. Come lo chiamo, però? E cosa ci faccio? Un baleno. Produce elettricità contraendo rilassando i muscoli. Quando si sente minacciato, bestemmia. Non è vero, non lo farebbe mai. Io non conosco l'abilità di questo Pokémon, però... Elettro. Sarà molto carino. Sì, esatto. Pensate che roba. Sì, no, io ho ottenuto le evoluzioni standard, diciamo. E che non conosco l'abilità di questo Shinx. E purtroppo non posso vederla in anticipo. Se no, potrei dare un nome. E non saprei che nome dare. A meno che io possa controllare l'abilità e poi andare al giudice onomastico. Ma figa, che palle. Quindi... È una stellina. È una stellina. Pure femmina. Quindi io oserei dire, se non vado errato,
Facciamo una cosa del genere. Numero 17, la stella. Laika. Carino Laika, in realtà. Ma lei è il numero 17, la stella. Temerarietà potenzia le mosse che provocano contraccolpi. Figo! Quindi tipo riduttore... Locomovolt. E ha una super pozione assegnata. Incredibile. Curioso. Non male, infatti è... Però la stella, sai, è speranza in linea teorica. Fa pensare, credo. E cosa sto facendo? Chi ha uno strumento in questo istante? Io ho preso condividi esperienza, giusto? Dov'è ora? Sopra. Perché ho dubitato? Emboar con temporalità e sprizzalampo. Se potessi sapere quali sono le cose che fanno evolvere. Vabbè, ora vedremo. Allora, intanto vediamo anche la... Sì, ho visto l'abilità, non ho visto la natura. So che è fisico, ma neanche troppo. No, invece è fisico e anche di tanto. Scintilla e morso mi piacciono. Controlliamo se può imparare altre mosse tipo fossa o altre cose. Effettivamente non abbiamo grandi Pokémon fisici, quindi girolancia. Girolancia è capace? Questo è peculiare. Girolancia? Beh, poi abbiamo fossa. Non capace. Mannaggia la miseria. Volo lo saprebbe fare? Non capace. Aspetta, volo però sa farla... Tornades. Tornades è più forte fisico o speciale? Sai che non l'ho ancora capito. Ho capito che non randomizzate le mosse, ma le mosse trovi più speciali. Ah, ok, infatti. Vado un istante ai servizi. Rieccomi, non batter d'occhio. Ok, allora continuiamo. Ehi! Ah, era bello. Spingi le ro... Bye bye! Tra l'altro mi sa che tra pochissimo stacco, perché... Oddio. Ma perché mi sta... Ok... Link. Fortune nuovo. Cosa me ne serve? Ah! Che bella sta casa, cava, by the way. Sì, 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 è molto carina, però... Ok, Manetric. Sì, è molto bellina sta cava. Ah! Bello, a quanto pare Manetric è diventato lo Zubat della situazione.
Sì, ma non ti preoccupare tanto di tra poco in realtà stacco anch'io. Che figo, Excadrill, peccato, non l'abbiamo trovato. Ma ormai sono diventato un allenatore tipo elettro io. Ok. Doblon antico, non so cosa faccio al doblon antico. Comunque sì, non ti preoccupare, Relegor, non posso pretendere che tutte quante le trasmissioni abbiano... Cioè, la gente non abbia altro da fare che sia sempre a guardare me. Non ci sta. Ne approfitto per riposare un pochino, andare a letto prima, magari. No, dai. Potevo catturare un cazzo di Hitran. Vabbè. Ok. Allora, cosa abbiamo qui? Flauto bianco. Oh, wow. Voglio metterti alla prova per vedere se meriti di sfidare la Lega Pokémon. Ma in realtà ancora... Non voglio combatterla ora, la Lega Pokémon, scusami. Vanillite. Beh, scelta peculiare per vedere se posso battere o no la Lega Pokémon, però... Cannon Flash! Muori! Debole! Mostro! Shut up. Grazie. Bene. Non ho cliccato quello, ho cliccato questo. Iperpozione. Okay. Le rocce di queste grotte producono energia elettrica. Grazie ad essa mi sento super energico! Marshall! Che Pokémon di Merge che hanno, stizzi? Ah, ritardo, giusto. Cannon Flash! Una scarica elettrica? Sì. Basta, Manetric. Voglio semplicemente trovare il punto dove... Ah, giusto, aspetta. Ok. Che succede? Ok. Cosa cazzo... Cosa vuol dire? Cioè, cosa volete? Io sono qui per il Team Plasma, che c'entrate voi? Excadrill! Un altro Pokémon molto frequente in queste aree. De qua. Ok. Più avanti ci sono delle scale. Lì ti aspetta il Team Plasma. Ok. No, vabbè, regà. Pure Regi Ice, però. Vabbè, io ho avuto Shinx, non posso lamentarmi del resto. Tutti i Pokémon che mi piacciono. Vabbè, dopo Darkrai mi sa che ormai è una cosa a cui... che posso sopportare. Però la frequenza di... Pokémon è alta. Ho fatto cazzata. Bene. Io oserei dire che davanti a questa... porta, io posso anche salvare e chiudere. Ragazzuoli, grazie mille per essere passati a vedere questa live, più breve delle altre, però... giustamente è una sera di festa per tutti quanti, è legittimo che ognuno stia facendo i fatti propri. E di conseguenza, anch'io me ne approfitto e farò un pochino di fatti miei. Detto ciò, noi ci vediamo... Ci vediamo. So bene quando, ma ci vediamo.
Detto ciò, non posso dirvi altro che buonanotte. E come sempre, ricordatevi, that's life.